Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 13 maggio 1926. Immagine di chi opera per fini umani e chi opera per compiere la volontà divina. Come nostro Signore è il palpito della creazione. Nell'adempimento del proprio dovere c'è la santità. Stavo facendo la mia solita adorazione al mio crocifisso Gesù. E mentre pregavo mi son sentita vicino al mio dolce Gesù, che gettandomi il braccio al collo mi stringeva forte a sé. E nel medesimo tempo mi faceva vedere il mio ultimo confessore defunto. Mi pareva di vederlo pensoso, tutto raccolto, ma senza dirmi nulla.
Il mio Gesù lo guardava e mi ha detto: figlia mia, il tuo confessore ha trovato grandi cose innanzi a me. Perché quando intraprendeva un ufficio, un impegno, non tralasciava nulla per compiere esattamente quell'ufficio. Era attentissimo, faceva dei grandi sacrifici e se era necessario si disponeva anche a mettere la propria vita per fare che il suo ufficio fosse compiuto esattamente. Aveva un timore che le opere a lui affidate, se non operasse come si conveniva al suo ufficio, potesse essere lui d'ostacolo alla stessa opera a lui affidata. Questo significa che apprezzava e dava il valore giusto alle opere mie, e la sua attenzione attirava la grazia che ci voleva per il disimpegno del suo ufficio. Questo apparentemente non sembra un granché, ma invece è tutto. Perché quando uno è chiamato per un ufficio e compie i doveri che ci sono in quell'ufficio, significa che lo fa per Dio e nell'adempimento del proprio dovere c'è la santità. Onde lui è venuto innanzi a me col compimento dei propri doveri a lui affidati. Come non dovevo remunerarlo come lui si meritava? Ora, mentre Gesù ciò diceva, il confessore era come se si accentrasse di più in un raccoglimento più profondo e nel suo volto rifletteva la luce di Gesù, ma non mi ha detto neppure una parola. Quindi Gesù ha ripreso il suo dire. Figlia mia, quando un soggetto occupa un ufficio e fa uno sbaglio, non è attento ai doveri che impone il suo ufficio, può far venire dei grandi guai. Supponi uno che tiene l'ufficio di giudice, di re, di ministro, di sindaco. Se fa uno sbaglio, né sta attento ai propri doveri, può far venire la rovina di famiglie, di paesi, anche di regni interi. Se quello sbaglio, quella mancanza di attenzione, li facesse una persona privata che non occupa quel dato ufficio, non potrebbe portare tanto male. Perciò le mancanze negli uffici pesano di più e portano più gravi conseguenze. Ed io, quando chiamo un confessore per dargli un ufficio, ed in questo ufficio gli affido un'opera mia, e non vedo l'attenzione né il compimento dei propri doveri che ci sono in quell'ufficio, non gli do né la grazia necessaria né la luce sufficiente per fargli comprendere tutta l'importanza della mia opera, né posso fidarmi di lui perché vedo che non apprezza l'opera da me affidatagli. Figlia mia, chi opera esattamente il suo ufficio significa che lo fa per compiere la mia volontà. Invece chi lo fa diversamente significa che lo fa per fini umani. E se tu sapessi la differenza che c'è tra l'uno e l'altro. In questo mentre vedevo due persone davanti a me. Uno che andava raccogliendo pietre, stracci vecchi, ferro arrugginito, pezzi di creta, tutte cose pesanti e di pochissimo valore. Poveretto, stentava. Sudava sotto il peso di quelle robacce, molto più che non gli davano il valore necessario per sfamarsi la fame. L'altro andava raccogliendo granelli di brillanti, piccole gemme e pietre preziose, tutte cose leggerissime, ma di valore incalcolabile. Ed il mio dolce Gesù ha soggiunto: quello che va raccogliendo robacce è l'immagine di chi opera per fini umani. L'umano porta sempre il peso della materia. L'altro è immagine di chi opera per compiere la volontà divina. Che differenza tra l'uno e l'altro. I granelli di brillanti sono le mie verità, le conoscenze della mia volontà che, raccolte dall'anima, formano tanti brillanti per sé. Ora, se si perde qualcuna di quelle robacce o non si raccoglie, non farà quasi nessun danno, ma se si perde o non si raccoglie uno solo di quei granellini di brillanti, ciò farà molto danno
perché sono di valore incalcolabile e pesano quanto può pesare un Dio. E se si perde per causa di chi ha l'ufficio di raccogliere, quale conto non darà egli, avendo fatto perdere un granello di valore infinito che poteva far chissà quanto bene alle altre creature? Dopo ciò il mio dolce Gesù metteva il suo cuore in me e mi faceva sentire il suo palpito, dicendomi: figlia mia, io sono il palpito di tutta la creazione. Se mancasse il mio palpito, mancherebbe la vita a tutte le cose create. Ora io amo tanto chi vive nella mia volontà che non so stare senza di essa, e la voglio insieme con me a fare ciò che faccio io. Dunque tu palpiterai insieme con me, e tra tante prerogative che ti darò la prerogativa del palpito di tutta la creazione. Nel palpito sta la vita, il moto, il calore, sicché starà insieme con me a dare la vita, il moto ed il calore a tutto. Ma mentre ciò diceva, io mi sentivo che mi muovevo e palpitavo in tutte le cose create. E Gesù ha soggiunto: chi vive nella mia volontà è inseparabile da me, ed io non so stare senza la sua compagnia. Non voglio essere isolato, perché la compagnia rende più gradite, più dilettevoli, più belle le opere che si sostengono. Perciò la tua compagnia mi è necessaria per spezzare il mio isolamento, in cui mi lasciano le altre creature. Quanto evidente che l'importanza di questo scritto che abbiamo appena terminato di leggere, che riporta evidentemente l'attenzione su quelli che nella tradizione della Chiesa sono chiamati doveri di Stato, che in alcuni casi assurgono, diciamo, alla dignità, come appunto li chiama Gesù, di veri e propri uffici, cioè responsabilità che coinvolgono nell'operato il bene delle altre persone. Questo è sempre vero anche nel piccolo, però evidentemente anche con gli esempi che fa Gesù, un sindaco, un re, un ministro, un capo del governo, d'accordo? Un vescovo, un magistrato, insomma, le cose che fa hanno delle conseguenze non irrilevanti sulla vita di non una persona, ma di tante persone. Ecco perché è semplicemente, a mio modestissimo avviso, un folle pensiero, ecco, quello di chi brama di occupare posti alti, cariche, posti di potere. Sono solo immense responsabilità e pericoli, perché Gesù ha detto: io ti aiuto, io li aiuto, però chiedo estrema attenzione, estrema puntualità, estrema diligenza, nella consapevolezza che se tu, che c'è un ufficio delicato, commetti uno sbaglio, un errore, tu puoi causare la rovina della gente, di tanta gente. E questo non si può fare a cuor leggero. Ecco. Evidentemente l'applicazione per noi, ecco, anche per chi ha una vita che appunto non ha grosse responsabilità, che coinvolge anche il prossimo, però è comunque evidente. I doveri del nostro Stato vengono immediatamente dopo i 10 comandamenti, e in essi è proprio contenuta la divina volontà, non al 100%, ma al 1000%. Cioè, ricordiamo sempre, qui Gesù ce lo ricorda, no? Perché si può cadere nell'idea, nella tentazione, insomma, di pensare che vivere nella divina volontà, tante volte ho avuto modo di richiamare questo punto, si riduca ad una serie di forme diverse di pregare, certamente bellissime,
che però possono ingenerare una sorta di o di equivoco o di illusione spirituale. Cioè, facciamo un pochino di esempi anche sciocchi, banali. Io non posso fare 100 atti attuali, chiamare Gesù nelle cose che faccio, fare giri, e poi sono madre di famiglia e trascuro l'educazione dei figli, sono moglie e trascuro il marito, e trascuro la madre, la casa, sono marito e trascuro mia moglie, trascuro i miei figli, sono un lavoratore, faccio i giri e poi sto con la testa per aria mentre sto lavorando anche nel mio piccolo, perché del nostro lavoro, anche del lavoro di una casalinga, che non è affatto una persona di serie B, ma per quanto mi riguarda di serie A, insomma, quindi, comunque il suo lavoro ha delle conseguenze, perché se non fa il letto, se fa malamente il letto, crea un disagio, insomma, no? A chi ci deve dormire sul letto. La vita nella divina volontà è proprio questa presa di coscienza, anche minimale, dell'agire sotto gli occhi del Signore. Gesù dice una cosa molto importante: chi, come quel confessore di Pisa, dinanzi ai propri doveri è scrupoloso, sta attento, fa dei grandi sacrifici, anzi sta attentissimo addirittura a mettere la propria vita pur di compiere bene il proprio ufficio, le opere a lui affidate, questo è un grande esecutore della divina volontà, è un grande. Allora, noi come facciamo le cose nostre? Facciamo con amore, lo facciamo con attenzione, con dedizione, ma anche le più piccole, ripeto. Non voglio adesso fare, in sede di meditazione sulla divina volontà, la classica predica preoccupata da parroco, no? Ecco, però un punto, come dire, certamente attinente, perché chiama in causa i doveri, per esempio, dei genitori. Io quello di cui mi sto accorgendo man mano che passano gli anni è che una volta c'era il problema della maleducazione, quindi l'educazione che veniva data, ma magari veniva data non perfettamente, malamente, magari veniva trascurata l'educazione religiosa, però almeno un minimo c'era, no? Anche se non era perfetta. Io quello che vedo, e posso sbagliarmi, insomma, spero di sbagliarmi, è che oggi non c'è un problema di maleducazione, c'è un problema di ineducazione. Cioè, ci sono molti ragazzini, poveracci, che mi fanno una pena, che stanno allo stato semibrado, cioè che non hanno neanche l'ABC delle minime norme del vivere civile insieme, d'accordo? Non sanno che se una persona sta parlando, specialmente se è più grande di te, no, almeno non la devi interrompere, cioè puoi anche stare a fare finta, insomma, di ascoltarla e pensare agli affari tuoi, ma quel minimo proprio, no? Zero. Ed è difficilissimo anche, come dire, cioè, da dare una formazione religiosa, per esempio cristiana, dove non c'è, dove c'è il nulla, d'accordo? San Tommaso d'Aquino diceva che la grazia presuppone la natura e la porta a compimento, ma la natura oggi, cioè le umanità, sono devastate. Cioè, c'è una situazione che si avvicina a nulla, dico, senza voler giudicare evidentemente nessuno da un punto di vista personale e soggettivo, ma da un punto di vista evidentemente oggettivo, cioè, quei genitori dove stanno? Che fanno? Non sono consapevoli che se Dio ti dà la grazia e il dono di una vita, ti dà fiducia, ma tu quella persona la devi educare. È una fatica, certo che è una fatica, grossa, sì, ma tu quella la devi compiere, d'accordo? Perché non te l'ha ordinato il medico, né di sposarti né di mettere al mondo i figli.
E se l'hai fatto, te ne devi prendere cura. Allora, a questo punto, a mio modestissimo avviso dell'osservanza dei doveri, no? Questo vale anche per le persone, se ci fosse qualche confratello che dovesse ascoltare queste parole, no? Cioè, un parroco, fosse anche di un paesino sperduto, di poche anime. Il santo curato d'Asti diceva che la responsabilità di un parroco è enorme. Io tremo quando dico queste cose perché dico, mamma mia, cioè non è che sto molto, come dire, molto tranquillo. Perché se uno volesse fare veramente il parroco parroco, c'è nada da fare, quindi non. Perché l'ufficio che ti ha dato il vescovo è che ti ha affidato le cure di una porzione di chiesa, punto. E ti devi inventare qualcosa, ma tu le cure gliele devi dare a questa comunità. E se non gliele dai, poi vedi che succede quando ti presenti davanti al nostro Signore. Ecco, certamente questo non deve creare, come dire, agitazione nel nostro cuore, no? Né allarme o cose di questo genere, però una persona, cioè quando una coppia si sposa, ha voglia io a seccarmi insomma la gola, no? Tu hai giurato davanti a Dio, hai giurato, hai promesso, non te l'ha ordinato nessuno, di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Amarti e onorarti. Amarti vuol dire dare la vita per te, farti sentire amato, onorarti. E io ogni tanto a qualche coniuge di che, cioè quando vedo, assisto, mi è capitato di assistere insomma a liti indirette, insomma a modalità relazionali distruttive, offensive, dico senti un attimo, a parte il fatto che non si insulta nessuno, ma tu sei doppiamente tenuto, tu hai promesso davanti a Dio di onorare la persona che è tua moglie o tuo marito, la devi onorare in privato. Cioè dargli l'onore a lui o a lei nei tuoi rapporti e in pubblico, portarla su un palmo di mano, non sparlarne, non andarne a parlare male assolutamente in pubblico, per esempio. Cioè vivere un po' con la capoccia tra le nuvole, dimentichi dei nostri doveri, è un problema. E bisogna evitare assolutamente, questa è una tentazione sottilissima, prego di fare attenzione, insomma, di pregare lo Spirito Santo che ci illumini, che può succedere una cosa molto, molto sottile, ma molto dannosa, molto brutta, cioè mi metto a fare una montagna di cose buone e sante. Che però queste cose buone e sante, come dire, sostituiscono, cioè è un impiego di energie in cose buone e sante, ma al tempo stesso trascurando quelle che io devo fare. Spero di essere chiaro. Facciamo sempre un pochino di esempi. Cioè, una persona che ha la famiglia, che sta dalla mattina alla sera, per esempio, adesso esagero, non rintanata in chiesa o in sacrestia. Il parroco deve con tanta carità e con tanto amore prenderla e dirgli vattene a casa. Perché se volevi stare così a così stretto contatto, insomma, con il tempio di Dio, entravi in un monastero di clausura. Nessuno te l'avrebbe impedito, insomma, forse cioè, sarebbe fatto un discernimento, ma entravi in un monastero di clausura. D'accordo? Quando nella Sacra Scrittura si legge che è doveroso per esempio, essere buoni verso gli altri, fare l'elemosina, le misericordie, però la prima cosa che San Paolo dice è senza dimenticare quelli della propria casa. Cioè, mica ti verrà in mente che tu hai quattro figli e togli il pane dalla bocca dei figli per sfamare i poveri. Sfamare i poveri è una cosa nobilissima, d'accordo? Ma davanti a Dio, tu prima c'hai il dovere di sfamare i figli e poi, certamente,
nei limiti in cui puoi, anche di provvedere ai poveri, altrimenti sarebbe un disordine. Su queste cose occorre fare, ripeto, non molta, ma moltissima attenzione. Perché i nostri doveri sono ciò, ripeto, dopo i 10 comandamenti su cui ci sarà fatto l'esame nell'altro mondo, dove il nostro Signore ci dirà: hai fatto quello che io volevo o hai fatto le cose di testa tua? Prima i doveri. Quindi questo è un prima i doveri, poi tutto il resto. Cioè, se una persona è capace di organizzare la vita, che dopo i doveri moltiplica un'altra caterva di opere buone e sante, d'accordo? E non perde tempo, magari si priva anche di qualche divertimento, perché dice: ma è meglio impiegare il tempo, non so, in preghiere, in sacrifici, in opere buone, in opere di carità, in volontariati. Per carità, Dio ti benedica. Ma prima il dovere. Allora, queste dinamiche sono molto, molto, molto profonde. Io penso anche a tante situazioni, insomma, conosciute nel corso dell'esperienza pastorale. Tanta gente, come dire, cerca, per esempio, nelle parrocchie, nelle comunità parrocchiali, in qualche incarico, capito, che il parroco ti dà. Fosse anche il più sciocco, come andare a leggere dall'ambone, insomma, o fare il ministro straordinario della comunione, no? Uno che, come dire, non si sente all'altezza, oppure non gli va di fare tante cose che dovrebbe, e allora, per sentirsi utile, per sentirsi importante, trova questa cosa, dice: ammappa, oh, sono ministro straordinario della comunione. Il parroco mi ha detto che devo portare la comunione ai malati, mamma mia, e addirittura durante la messa mi chiama a aiutarlo a dare la comunione. E uno si sente, dice: ma chi lo sa quale grande cosa che sto facendo, no? E poi magari, se vai a, come dire, non voglio dire a indagare, perché nessuno ti indaga sulla vita del prossimo, però magari si viene a sapere, d'accordo, da qualche, che la persona in famiglia latita, i figli chissà che fine hanno fatto, e tu stai in parrocchia o in giro tutte le giornate intere, aiuta il parroco a dare la comunione ai malati, e tuo figlio lo sta, se perdoni, insomma, il termine, un pochino feriale, no? Sono degli esempi caricati che sto facendo, certamente, no? Volutamente caricati, ogni esempio è caricato per far riflettere me per primo, ecco. Io ripeto, insomma, con l'ufficio che il Signore mi ha donato, tengo che sta molto, molto attento. Sono esempi caricati, ma che ci fanno un pochino riflettere, perché su questo punto dobbiamo essere attenti. E ringraziamo il Signore, siccome il Signore lo sa, ne ha parlato in questi scritti. Perché è chiaro che, cioè, la divina, non si può neanche parlare di divina volontà se ci sono ancora dei problemi nell'osservanza dei 10 comandamenti e dei doveri del proprio Stato, almeno a livello sostanziale. Questo bisogna metterselo bene in testa, questo qui è. Noi purtroppo, esseri umani, siamo, cioè, quelle robacce di cui parla il Signore, no? Quelli raccolgono pietre, stracci vecchi, ferro arrugginito, pezzi di greta, eccetera, eccetera. Non sono soltanto i propri doveri malamente compiuti e sbogliatamente compiuti, ma sono anche, a mio avviso, questa è una mia personale interpretazione, insomma, quindi discutibile, però, insomma, non del tutto, a mio avviso, campata in aria, sono anche, appunto, quelle molteplici cose che uno si mette a fare in sostituzione dei propri doveri. Cioè, io dovrei fare questa cosa. Non mi piace, non mi gratifica, ne trovo un'altra buona, santa, ma che mi gratifica. Questo è operare per purissimi fini umani. Non conta quello che fai. E a mio modestissimo avviso, in giro, specialmente nelle parrocchie, di queste cose proprio ne abbiamo, per chi ce l'ha, fin sopra i capelli. E quando si agisce per fini umani, tra l'altro, si percepisce.
Le persone se ne accorgono. Il servizio che viene fatto non è bello, non aiuta affatto né la vita ecclesiale, né la vita parrocchiale, né la vita di comunione, anzi, d'accordo? Perché poi si determinano le rivalità, le invidie, perché se c'è qualcuno che fa la stessa cosa che faccio io, allora chi legge? Leggo io, legge lui, chi fa questa cosa, chi non la fa? Esaminare la nostra coscienza su questi punti è assolutamente basilare. Allora, anzitutto le cose vanno fatte bene e noi dobbiamo fare quello che Dio ci chiede di fare, non quello che ci mettiamo in testa noi di fare. E dobbiamo sempre ritornare. E se abbiamo fatto degli errori, delle pecche, abbiamo preso coscienza, bene, da oggi in poi si cambia registro. Si comincia a curare maggiormente l'adempimento dei propri doveri. Si tralascia qualcuna delle cose che o non sono necessarie, oppure si tratta di cose che io liberamente ho intrapreso, ma portandomi a trascurare i doveri, non le devo intrapresare. Sicuramente non è volontà di Dio. Cioè, una cosa che ci porta lontano dalla cura attenta dei nostri doveri non è volontà di Dio, è volontà umana. Sicuro al 100%. Ripeto, su queste cose ringraziamo il Signore che ci ha ammonito, diciamo oggi, ci ha un po' scosso, ci ha dato forse una tiratina d'orecchie, ma su questi punti non bisogna essere leggeri, assolutamente. Si tratta di cose decisive, importanti. Quello che Dio vuole da noi, la situazione in cui ci ha messo, esattamente lo stato di vita, il posto, il luogo in cui ci ha messo, è ciò che Lui da noi anzitutto vuole. Tutto il resto viene dopo. Questo deve essere chiaro e su questo non ci deve essere veramente nemmeno il velo e l'ombra del benché minimo dubbio. Mentre te ringraziamo il Signore, a Santa Vergine Maria, di tutto, e anche, penso, chiudiamo con una contemplazione di te, cioè come era il tuo adempimento dei doveri. Penso che la nostra mente non può immaginarsi, per esempio, come era la tua osservanza quando stavi nel Tempio, appena suonava la campanellina che chiamava gli impegni comuni, possiamo immaginarsi come tu scattavi istantaneamente, lasciando qualunque cosa stessi facendo per andare ad ascoltare la voce di Dio nascosta dietro quella campanellina. Immaginiamo come stavi a Nazareth, come adempivi i tuoi doveri di sposa, di madre, di donna di casa, in quello che era tipico di quei tempi. Cose anche molto 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 materiali, fare il pane, fare il cibo, tessere i vestiti, dargli il colore, la tinta, curare l'orto di casa, gli animali domestici. Siamo alla vigilia dell'Assunta, ma la tua vita terrena è stata questa. E la pienezza di grazia e la perfezione assoluta che ti ha caratterizzato non era solo attiva nei tuoi voli d'amore con l'Altissimo o negli atti certamente divini e continui nella divina volontà, ma anche proprio in questo, cioè gli atti nella divina volontà si fanno all'interno dell'osservanza e del compimento perfettissimo dei nostri doveri di Stato. Ecco, quando pensiamo a te
ci sovvenga, ecco, la percezione vera, ecco, di questa tua santità straordinaria, ma appunto che sia edificata nelle cose più comuni e ordinarie della vita, come per noi. Aiutaci a interiorizzare bene, a non dimenticare le cose che oggi il Signore ci ha ricordato e soprattutto, come sempre, a metterle in pratica. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.